Allora, Mauro Berruto, ci conosciamo da quando avevamo i calzoncini corti e c'è stato un bellissimo ciclo della vita di entrambi. E oggi però dove ci troviamo, Mauro? Cioè, oggi non parliamo di pallavolo, semmai dopo alla fine una roba ce la dici, perché voglio dire, la pallavolo non si dimentica mai, No, certo. è dentro di noi, è nel Certo. nostro DNA. Ma dove siamo qui, Mauro? Qui siamo nel cortile della scuola Holden, che è il mio luogo di lavoro, anche se insomma, poi entreremo magari nel dettaglio di cosa significa lavorare qui, che è un concetto un po' poco tradizionale, ma è il posto che dal 1° gennaio 2016 mi vede occupare il ruolo di amministratore delegato. La scuola Holden è una scuola di storytelling e performing arts, quindi è un posto a Torino, una parte molto suggestiva di Torino, all'interno di questo posto che era una caserma e che è stata, diciamo, rimessa a nuovo nel 2013 grazie all'SRL, che è la proprietaria della scuola Holden. SRL, peraltro Robusta, formata da Alessandro Baricco, che è il fondatore e socio di maggioranza, e poi Oscar Farinetti, Carlo Feltrinelli e Andrea Guerra, che sono gli altri soci, che in maniera, diciamo, molto holdeniana, usiamo questo aggettivo, hanno deciso di far fare l'amministratore delegato all'ex commissario tecnico nazionale di pallavolo, che già questo racconta del modello su cui si fonda la Holden. E qui ragazzi, studenti, giovani, circa 170 all'anno, vengono per un biennio a provare a imparare e a migliorare il loro talento nella narrazione. Narrazione di ogni forma, quella scritta, quella cinematografica, quella televisiva, quella digitale, quella di reporting, e passano 2 anni in questo ambiente che è un po' magico. Ora, no, vi assicuro che, guardate, insomma, non sono di primo pelo, ne ho visti tanti, anche di posti suggestivi in giro per il mondo, però insomma qui trasuda innanzitutto la cultura, osmoticamente, multidisciplinare, è semplicemente straordinario. Allora, cos'era una Questa è una caserma? caserma. Quello, questo è cos'è il General Store che General c'è alle nostre Store spalle? Dove siamo, Mauro? oggi è un bellissimo teatro molto suggestivo che contiene 200 posti, è un po' il luogo dove noi, diciamo, la nostra aula magna per capirci, e pensa che lì dentro venivano costruiti strumenti di offesa, nel senso artiglieria, obici, e quindi è anche, diciamo, bello sottolineare come ci sia questo aspetto di bonifica spirituale del luogo, se vuoi, no? Là dove si costruivano bombe, oggi noi costruiamo narratori e insomma siamo molto orgogliosi di farlo anche con un'altra operazione che ha avuto un impatto molto forte su questa parte di Torino, perché ha oggettivamente riqualificato un posto, un luogo che era in stato di abbandono, era diventato insomma un posto un po' complicato da frequentare. Qui oggi entrano mediamente fra studenti, docenti e personale circa 450-500 persone al giorno, e hanno davvero restituito alla città un posto molto bello e molto piacevole dove stare. Ora il preside, perché così si chiama, è Alessandro Baricco. Il precedente amministratore delegato che ho sostituito, come nello sport, no? Sono arrivato in panchina al posto suo. Però ci sono tante menti pensanti, tanti docenti di prestigio. Ma facci due o tre nomi così rabbrividisco. Ma alcuni maestri dei nostri colli sono Alessandro Baricco, che si occupa personalmente Al di college hai farmi detto cosa sono i colli? scrivere. I colli sono 8 linee didattiche, Ok. che insegnano diverse metodologie della narrazione, poi in realtà c'è un sistema di grande contaminazione fra una narrazione e l'altra, quindi anche chi si iscrive, per esempio, al college di scrivere, in realtà nell'arco dei 2 anni farà un po' di cinema, un po' di televisione, un po' di teatro e così via. E quindi insomma i grandi personaggi, i grandi maestri di questi college, per esempio, sono Alessandro Baricco, Ezio Mauro per ciò che riguarda il college reporting, oppure Carlo Freccero per il college televisioni, insomma, persone che soprattutto hanno nella loro carriera realizzato delle cose, quindi non abbiamo molti accademici qui, abbiamo persone che nel loro settore hanno costruito e hanno fatto e hanno prodotto e hanno venduto e hanno esercitato il gesto del narrare in maniera efficace. Insomma, hanno ben coniugato il pensare e il fare, tanto Esatto, per capirci. esatto. Caro Mauro, pur di aver fatto, insomma, la pallavolo, dov'è? In quale parte di te è in questo momento? Pallavolo, insomma, la tua domanda è retorica perché sai benissimo tutto, però diciamo che dalla fine della mia esperienza con la nazionale, esperienza straordinaria per tutti gli aspetti immaginabili, per cui ovviamente il mondo della pallavolo lo ringrazierò all'infinito, perché quello che ho fatto e quello che sono diventato è stato possibile esclusivamente grazie alla pallavolo.
però avevo da una parte deciso un po' di discontinuità, mi serviva in quel momento un po' di discontinuità, e devo dire che questa opportunità è stato il più bel modo di riempire quella discontinuità che io potessi immaginare. Dall'altra, diciamo che mi sono mancati in questi 2 anni parzialmente alcune cose del mondo del pallavolo, mi è mancato in generale molto il mondo dello sport, quello proprio orientato alla performance, alla gara, alla medaglia e quant'altro. E vabbè, commentiamo oggi una notizia molto recente, perché in qualche forma è stato per me un onore ieri essere al Salone d'Onore del CONI a presentare un nuovo ruolo che occuperò. E cioè, cosa vai a fare? Allora, tecnicamente sarò il direttore di uno sport tecnico. Di cui notoriamente sei molto esperto, no? Come interprete, esatto, intendo. Esatto, lo sport è il tiro con l'arco, che è uno sport di grande tradizione, di grande bellezza, sì. È veramente una disciplina che... Di disciplina, bravo. Sì, che coniuga tra l'altro un aspetto iperscientifico e invece un aspetto mentale mostruosamente importante, quindi mette insieme proprio competenze estremamente diverse. È uno sport di grande tradizione per il nostro paese, insomma, nelle ultime 6 edizioni dei Giochi Olimpici sono arrivate 7 medaglie, non sono arrivate medaglie dall'ultima edizione dei Giochi Olimpici, che è quella di Rio, e la federazione, devo dire in maniera sorprendente, ma spero illuminata, ha deciso di affidare il ruolo di direttore tecnico a una persona che ovviamente ha competenze nel mondo, diciamo, dello sport orientato alla prestazione, non ne ha, è evidente, nell'essere allenatore del gesto tecnico. Quindi il mio ruolo sarà quello di armonizzare, ottimizzare le aree che poi messe insieme determinano una performance, con un obiettivo molto preciso che è stato quello che veramente ha riacceso questo fuoco in me, che è quello di Tokyo. Quindi lì ci saranno atleti nell'individuale maschile e femminile, nella squadra maschile e femminile, per la prima volta anche nel mixed team a Tokyo ci esordirà una 5ª medaglia a disposizione del team misto, in uno sport che ha dato tante gioie in passato al nostro paese. Il mio obiettivo a questo punto, insomma, parte il countdown e mancano 904 giorni a Tokyo, e devo dire che questo ha, come dicevo, non neanche tanto metaforicamente, riacceso quel fuoco che, diciamocelo, insomma, si era spento in maniera un po' dolorosa a un anno dal mio obiettivo, che erano i giochi di Rio. Ora, Tokyo sarà un'Olimpiade importante anche per la nostra squadra di pallavolo, sia il maschile che il femminile. Ci focalizziamo un attimo su quella maschile. Insomma, arriverà prima o poi la medaglia d'oro, Mauro, arriverà. Insomma, a Rio è arrivata quella d'argento, con te a Londra una bellissima medaglia di bronzo. Commentatela te. Grazie, Mauro, con piacere. In finale sei venuto con noi, è stato un onore averti con noi. Con un gesto che siamo fatto il giro del mondo e ha fatto parlare, che è la maglia di Vigo Bovolenta. Vorrei chiudere da Torino, perché siamo a Torino, siamo partiti dalla scuola Holden e qui il 30 di settembre finisce il mondiale di pallavolo, perciò non posso non farti una domanda su quello che accadrà a Torino in quei giorni. Poi cosa farà la nazionale lo scopriremo, certo. Solo vivendo. In bocca al lupo a Chicco Blengini, che è un torinese, perciò vuol dire arriva a casa. Ci sarà una grande opportunità, ma cosa sarà Torino vestita a pallavolo mondiale? Guarda, siamo tutti molto curiosi, perché Torino arriva da un'esperienza di cui da poco abbiamo festeggiato il decennale, cioè i Giochi Olimpici del 2006, che oggettivamente, Giochi Olimpici invernali, che oggettivamente hanno trasformato proprio non solo l'architettura di questa città, ma anche un po' i cittadini, nel senso Torino è proprio una città diversa dopo quella straordinaria e indimenticabile esperienza olimpica. Questa dal 2006 e oggi sono passate tante manifestazioni, un mondiale, la fase finale di un mondiale, uno sport così di grande diffusione come la pallavolo, è forse l'evento più importante da allora, quindi Torino, io immagino e sono certo, respirerà di nuovo quell'atmosfera, sarà in grado di far vedere al mondo la propria bellezza. Qui parlo proprio da cittadino, e con orgoglio cittadino di questa città che si fece scoprire nel 2006. E quindi avrà un'altra grandissima occasione per far vedere al mondo quanto è bella e che luogo meraviglioso è. Per ciò che riguarda l'aspetto sportivo, come tu sai bene, Lorenzo, ormai la pallavolo ha una tale pluralità di squadre, di nazioni che esprimono eccellenze, che quindi possono potenzialmente arrivare a contendersi la medaglia, che è veramente complicato fare un pronostico. La cosa che con grande orgoglio posso anche un po' dire rispetto alla mia esperienza, cioè quella di essere tornati dopo un po' di anni di assenza sul podio, il primo fu l'Europeo di Vienna, no? Nel 2011,
che finalmente rimetteva l'Italia su un podio importante. Da allora l'Italia non c'è più scesa e ha continuato ormai da 7 anni a tornare regolarmente sui grandi podi, sulle grandi manifestazioni, quindi ovviamente mi auguro che possa farlo ancora una volta in questa città. Tra l'altro in un impianto che è proprio eredità di quell'Olimpiade, cioè Palais Ozaki. L'ultima cosa, Mauro, perché uno deve venire alla scuola Holden? Perciò, insomma, puoi fare uno spot, so che avete un numero circoscritto per il momento di studenti, arrivano da tutte le parti d'Italia, oggi ne ho visti girare di tutti i tipi, tutti entusiasti, tutti indaffarati. Perché bisogna venire a scuola Holden? Ma noi abbiamo una risposta molto precisa che ce lo chiede e diciamo perché è facile, saranno i 2 anni più belli della tua vita. E quindi insomma questo slogan è quello che ripetiamo e devo dire che molto spesso poi ci viene confermato, perché vivere questa atmosfera per 2 anni è un'esperienza davvero totalizzante. Ora vi posso dire che questa è una delle giornate veramente più belle che ho vissuto ultimamente, perché qui insomma comunque qualcosa mi ha arricchito. Grazie Mauro, sempre un piacere, in bocca al lupo, ci vediamo sui campi e perché no di nuovo la scuola Holden. Grazie mille.